28 minuti dopo le 22 con Madame il bene nel male, ovvero il Napoli nel campionato italiano. Possiamo sintetizzarla così. La sintesi è questa. E allora andiamo al telefono, dove abbiamo un graditissimo ospite, un professionista di altissimo livello che in questa fase della nostra trasmissione Tirapietre, che ormai accompagna i tifosi del Napoli, ma non solo, da 4 anni, ci sta dando un grosso supporto. Parlo naturalmente del dottor Gianfranco Palmiero. Buonasera. Gianfranco. Ciao a tutti. Buonasera. Parlando naturalmente della GAM Engineering, spero di aver pronunciato bene. Sì, noi lo italianizziamo per dirlo più semplicemente. Comunque, mi fa piacere essere in trasmissione, anche se non sono molto abituato. No, certamente. Però voglio prima presentare questa azienda straordinaria che è composta da un team di professionisti del settore dell'Information and Communication Technology e della Cyber Security. Offre un'ampia gamma di prodotti e servizi atti a fornire nuove possibilità di sviluppo e ottimizzazione per la pubblica amministrazione, le aziende ed i privati. Quindi, dottor Palmiero, ci può dare un po' una sintesi di tutto il vostro progetto e qual è, ovviamente, in questa fase storica importante, in cui c'è una sorta di ripresa anche economica, dove è sempre più importante essere protetti dal punto di vista informatico, affidarsi appunto a GAM Engineering? Sì, allora, noi siamo un gruppo di ingegneri napoletani, tecnici, e ci occupiamo da un bel po' di tempo di informatica, di telecomunicazione e di sicurezza informatica. Il momento è particolarmente delicato per la sicurezza informatica, perché oramai è all'ordine del giorno la necessità, insomma, di proteggersi da attacchi anche tra virgolette di paesi ostili. Certo. Quindi in generale è importante trattare gli argomenti della tecnologia con consapevolezza. In questo momento è particolarmente delicato, anche perché mentre prima era un settore abbastanza lontano anche dall'uomo comune, oggi qualunque professionista, qualunque persona, anche solo per recuperare le fotografie, magari ha dovuto tirare fuori qualche soldino. Quindi noi siamo tutti ragazzi, tra virgolette, napoletani del territorio. Se mi posso permettere, parlo della mia esperienza personale, perché siamo tutti alle prese con il terrore di perdere dati, il cellulare, eccetera. Quindi affidarsi a dei professionisti che ci danno anche una garanzia importante di serenità sul versante informatico, sul versante della frequentazione sulle varie piattaforme, perché ricordiamolo, nel giorno d'oggi chi è che è fuori dai social network, da tutte quelle piattaforme che potenzialmente sono pericolose per perdere dati, per fornire virus, anche il fianco esattamente a situazioni poco piacevoli. Quindi io dico, affidatevi a GAM Engineering e state tranquilli di fare tutto quello che vi pare. È d'accordo con me? Sì, in generale è importante dare consapevolezza, cioè, fondamentalmente noi stiamo iniziando anche addirittura dalle scuole, perché nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni il problema è particolarmente sentito, perché purtroppo non si sono, tra virgolette, organizzati bene per tempo e quindi è come se volessero oggi fare una sorta di rincorsa. In qualche modo stiamo cercando di supportare quelli dei nostri clienti che fanno parte delle pubbliche amministrazioni, perché la cosa è importante. E poi si cerca di supportare i professionisti e le aziende per avvantaggiare il nostro territorio, che, anche se tra virgolette, cioè, volendo tornare un po' al discorso calcistico, sì, oggi molto abbiamo volentieri consapevolezza della nostra forza anche lì. Ci hanno sempre messo in cattiva luce, ma siamo il motore di tutto. Assolutamente d'accordo. Lo dicevamo prima anche per quanto riguarda Sanremo. L'autore, uno degli autori del pezzo che ha vinto, è napoletano. Fieramente napoletano. Francesco. No, volevo solo aggiungere una chiosa, che è un argomento di grandissima attualità, visto che proprio recentemente c'è stato questo attacco hacker che ha coinvolto proprio tutto il mondo, diciamo, informatico, anche la stessa Italia, è stata coinvolta dal punto di vista nazionale politico. No, ma il discorso è tutto legato al mantenere i sistemi
adeguatamente gestiti, quindi aggiornati, protetti e gestiti. Quindi c'è la corsa ad andare fuori dei nostri ragazzi, dei nostri cervelli. Io dico che è più difficile lavorare da qui, ma le soddisfazioni forse sono ancora più grandi. Esatto. E soprattutto poi gli sforzi che si fanno restano qui. Sì, io credo che quello che è da trasmettere ai nostri giovani è la necessità di fare bene a casa propria. Vero. Perché è facile andare fuori, magari si... No, non è detto nemmeno che qui si guadagni poco, perché gli stipendi sono alti anche qui. È vero. È importante credere in quello che si fa a casa propria e cercare di dare il beneficio di quello che si fa ai nostri territori, alle nostre strutture, perché sennò non si sa dove si va a finire. Dottor... Ci vogliono far credere che valiamo di meno, ma noi valiamo 10 volte di più degli Concordo altri. Pienamente. Quindi... Dottor Palmiero, questa è solo la prima volta che ci confrontiamo, ma sarà la prima di una lunga serie. Quindi lunedì prossimo ne riparleremo, ma parleremo anche di Facebook, Instagram. Credo che ci voglia dare... E di Napoli, sì. Tifoso? Tifoso del Napoli? Io sono tifosissimo del Napoli, per fortuna i bambini che sono ugualmente tifosi. Quindi il Napoli è cyber securizzato, il Napoli. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille. Alla prossima, un abbraccio forte. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Salutiamo il dottor Palmiero. Seguite anche sui social, su internet, GAM Engineering. Poi nel corso delle prossime settimane vi spieghiamo anche altri trucchi e segreti per essere tranquilli quando si naviga su internet. Ormai qualsiasi cosa la facciamo su internet, no? Poi abbiamo tutti paura un po', no? Di perdere i nostri dati, le nostre... E quindi bisogna essere blindati. Esatto.